pomeriggio a tutte le amiche e tutti gli amici di Radio Punto Nuovo. Ben ritrovati nel mezzo di una settimana incredibile, perché potrebbero decidersi tanti allenatori, potrebbero decidersi tanti destini, potrebbero decidersi tanti aspetti di un campionato, quello prossimo, che promette d'essere concretamente imprevedibile. Ormai le speranze, lo dico subito, di vedere Allegri sulla panchina del Napoli sono ridotte, direi, un po' al lumicino. Allegri si avvicina sempre più alla Juventus. Galtier? Forse Nizza, probabilmente Nizza. Simone Inzaghi potrebbe rinnovare con la Lazio, c'è un pranzo, un vertice in corso con Claudio Lotito proprio in questi minuti mentre noi vi stiamo parlando. Io vi voglio subito dare una notizia, anche per evitare poi di andare a correre dietro a fughe non particolarmente concrete. Questa mattina c'è stato un nuovo contatto tra De Laurentiis ed Allegri. I due si sentono costantemente, sono amici, non vi stiamo raccontando niente di nuovo. Ma Allegri ha fatto capire che le difficoltà ci sono ad arrivare a Napoli. Alessandro Montano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Marco Giordano, auguri. Grazie, auguri, buon grazie, compleanno, grazie, perché oggi sarebbe anche il compleanno di Marco Giordano. Sarebbe. Io intanto vi ricordo il 380-127-2000 per interagire con noi, ma soprattutto @radio.nuovo su Twitter, taggateci, vi risponderemo nel corso della diretta. Mi sono fatto un regalo, oggi siamo senza Umberto Chiariello. Ah, che meraviglia, mi sono fatto un regalo. No, ma non sei morto ancora. Puoi chiamare Claudio Russo in tal senso subito, per cortesia. Poi andiamo da Livia, che dobbiamo parlare di un sacco di cose. Però se mi dai un attimo. L'unico regalo ci dovevi fare. Tirare, non ce l'hai fatto. Tirare le cuoia. Dico io, l'editore si spremeva uno stipendio. La gente uno che dava meno fastidio. Io mi toglievo un tormento e Montano festeggiava. Vedi quante cose buone, Rita si liberava. Vedi quante cose buone, avresti fatto. Vedi? E invece? La gramigna non muore mai. Claudio Russo. Claudio. Ciao Marco. Facciamo gli auguri a sto scellerato, ma perché sta ancora qua? La gramigna non muore mai, mi ha accolto così, Chiariello. Allora, la trasmissione finisce alle 15, quindi sì. Da qui alle 15 facciamogliela godere. Dopo di qui alle 15.01, quello che succederà io non lo so. Forse sappiamo meglio quale sarà il futuro di Giordano rispetto all'allenatore. Io devo parlare con i genitori. Cioè, questo per 37 anni ha rotto le scatole a tutto il mondo, ma è nato proprio così. La mamma quando è nato proprio così. Ma l'hanno interdetto. Sempre. Ammetto di essere stato sempre un disperato. Aiutare. Questo mi dice che mo si è calmato, è diventato perfino maturo. Pensa che doveva essere prima. Claudio qualcosa lo sa. Mi dice che ci sono giorni di cui non ha memoria. Dice ci sono giorni di cui non ha memoria. Allora io l'ho conosciuto che aveva i capelli. Io dico sono questo. Altri tempi, altre storie. Avevo i capelli. Poi ha fatto la fine di Pioli, ha fatto la fine di Pioli. Cioè, un giro di 2-3 anni, ha perso tutto. Si è rasato, giustamente. Sì, è vero. Vabbè. Ma la domanda è qui, sta facendo più casini della Rendis con gli allenatori di quando ne ha fatti Giordano in 37 anni o no? Claudio. Guarda. Un allenatore, secondo me gli hanno consigliato questa massima, un allenatore al giorno toglie il medico di torno. Non lo so, fate voi. Guarda, io ti dico che dal punto di vista sportivo con il Napoli, secondo me stamattina abbiamo raggiunto una vetta e non raggiungeremo mai più, perché il Corriere dello Sport, che protagonista della storia con Cesao, stamattina scrive il virgolettato di De Laurentiis e ammette, De Laurentiis lo ha detto a noi, espone il presidente del Napoli, non la definirei nemmeno una figuraccia, perché non possiamo parlare di figuraccia, ma ad una, non so,
una caduta di stile, io non so come la vogliamo definire, ma il Corriere dello Sport che stamattina scrive De Laurentiis ci ha detto questa cosa e poi l'ha smentita, per me è ai livelli delle nostre conversazioni. Siamo veramente a livelli alti. Claudio, ti ringrazio per esserti iscritto. No, ma ti ringrazio per esserti iscritto perfettamente nel filone di questa trasmissione, dove Umberto Chiarello finge di essere politicamente corretto, ma in realtà è il primo che meriterebbe 3 querele al giorno. È bella questa cosa. No, ma posso dire le parolacce? Evitiamo. Non gliene frega una cippa. A Chiarello non gliene frega una cippa. Una cippa, dai, parliamoci chiaro, bene. Però 5 lettere, siamo là, eh? Eh sì, più o meno, siamo lì. Claudio, grazie per aver introdotto nel modo migliore questa trasmissione. E comunque, grazie a te, Marco. Ancora innovando gli auguri a Giordano. Non vogliamo assistere al 38esimo, diciamo. Ma non escludo il ritorno. Io mi sono posto una domanda fondamentale. Qual è? Poiché non ho memoria nella mia vita di aver fatto cose così nefande, sì, qualche sciocchezza senz'altro, sì, che avrò fatto nella mia precedente esistenza per dover sopportare Marco Giordano? I grandi temi. Beh, digli così, nessun altro di questi giorni, come si suol dire, invece di 100, della morma, nessun altro. Ciao Claudio, grazie. Celebrato degnamente. Ciao. Ciao Claudio. Allora, al giorno toglie il medico di torno, con Seisao ce lo siamo tolti dalle scatole. Con Seisao salutato. Galtier è vicino al Nizza. Te lo dico subito. Galtier è vicino al Nizza. Allegri 75% va alla Juve, 20% va all'Inter, rimane un 5, forse un 3% legato al Napoli. Resta Luciano, anche perché Simone Inzaghi firma con la Lazio. Resta Luciano, se proprio dobbiamo dirlo. Oggi sono tifosissimo di Lotito. Sì. Mi piglia da Simone, non ci rompe le scatole, ti prego. Pancia sta tranquilla, cacapa. Lotito, fai bravo, tieniti a Simoncino tuo, andate avanti così. Tieniti a Simone. A questo punto sì, io però mantengo sempre dei dubbi. Posto che Juric secondo me va al Torino, si piglia un bel triennalone ed è anche l'uomo giusto per il Toro, secondo me, è proprio l'uomo adatto per il Toro. Il Toro deve recuperare la sua anima da Toro, un mondo grande, impeto assalto proprio, lo spirito del Toro, quello granata. E Juric, che gioca alla Gasperini, uomo contro uomo, molto basato sul piano evidentemente fisico. Secondo me è proprio l'uomo giusto. Poi magari lo sono dopo 2 settimane e ho fatto un'altra bella figura. Però per caratteristiche è l'uomo giusto. Non credo che Gattuso sia l'uomo giusto per Firenze. Oggi sono tutti innamorati di Gattuso a Firenze, il salto di qualità. Tu sai che io non amo Gattuso particolarmente, ho solo detto una cosa positiva di Gattuso, anche due, che sa trovare una grande empatia con lo spogliatoio, perché lui è ancora in qualche misura calciatore e dà molto sul piano personale da questo punto di vista, quindi l'empatia con il gruppo è fondamentale. Ma la cosa che lui ha saputo fare ben 2 volte, sorprendendomi in maniera positiva ovviamente, perché ne sono rimasto contento. È il fatto che lui ha saputo risorgere dalle proprie ceneri 2 volte, sia dopo l'inizio terrificante appena arrivò, sia dopo Bergamo il 21 febbraio. Quindi questo depone a suo favore. Firenze è una piazza difficilissima. Se lui ha parlato di pressioni a Napoli senza pubblico, assimilando la piazza romana, evidentemente non ha capito niente della piazza napoletana e non conosce quella romana, c'è una differenza abissale e Roma è molto peggio. Firenze è un covo di vipere, perché i fiorentini sono salaci, sono provincialotti per certi aspetti. Loro avranno anche dato la lingua all'Italia, ma come ambiente è una provincia, è una città dotta, è città anche dotta appunto, ma non scambiare con Bologna, ma gente
chi critica sempre i toscani sono di una polemicità pazzesca. Certo. Firenze lo massacreranno. No, vabbè, ma però adesso fammi cambiare un attimo argomento. Perché la vediamo anche un po' diversamente sul tema, io e te. Stamattina ho anche litigato con un mio fraterno amico che è Mirko Calemme. Però ci tengo e tantissimo. Tu sei un troglodita, diciamo la verità. Quello che vuoi tu, però aspetta, litighiamo tra un attimo. Prima di ogni cosa, fammi dare il buon pomeriggio, ringraziando anche il collega Gianluca Monti per il pronto ponte che ci ha fatto. Livia Capparelli, giocatrice del Napoli femminile. Ciao Livia, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Ciao, buon pomeriggio a voi. E grazie ovviamente Livia per aver accettato il nostro invito. Mi ha molto grazie colpito, seguendo un po' quella che è stata la scia del caso di Aurora Leone, per chi non lo sapesse, la componente dei The Jackal che è stata vilmente allontanata da una cena della Nazionale Cantanti, ha denunciato tutto sui social e così via. E tu hai lasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno all'ottima Anna Paola Merone, dove dici: io gioco in Serie A ma devo comunque lavorare, ma non è questo il punto, non è un paese per calciatrici, l'Italia è ancora maschilista. Prima di tutto mi spiego, no, è caduta la linea, dobbiamo ripristinare il collegamento con Livia, peccato, perché è un come dire, Livia è una di quelle che davvero ci può dare un contributo importante sul tema. Io mi batto perché non diventi, ecco, su questo la vedo diversamente da te, caro Umberto, la vedo diversamente da te perché la questione femminile non deve diventare un modo di dire ok, ti fai spazio solo perché sei donna. Non è questo il punto, non deve andare così. Però Livia, eccoci. Livia, ci eccoci. Eccoci. Allora, ti chiedevo, ho aperto, hai ascoltato, no? Ho letto il titolo del tuo articolo. Sì, è Aurora Leone, sì. Ecco, stavamo spiegando che Aurora Leone è stata allontanata, ti ha intervistato il Corriere del Mezzogiorno e tu dici: l'Italia è un paese ancora maschilista, perché? Beh, diciamo che se vogliamo lo sport può essere un indicatore della società e dei valori, diciamo, culturali che si riversano nella società nel grande, diciamo. Quindi cioè, questo piccolo episodio comunque di Aurora Leone, o comunque di anche in generale, ci sono tante piccole dimostrazioni di questo tipo di discriminazione anche nella vita quotidiana, soprattutto di ragazzi magari che come me, che hanno giocato a calcio da quando sono bimbe. E quindi se questi piccoli commenti, questi piccoli episodi non sono casuali e sono spesso, diciamo, provengono da un retaggio culturale maschilista che purtroppo pervade ancora molti settori della società e della cultura italiana. Umberto, Livia ti ascolta, a te la parola. Io voglio citare un piccolo episodio personale. Quando andavo al liceo, io ho fatto il liceo in provincia per seguire mio padre che insegnava, facevamo filone, che sono i momenti più belli che uno ricorda, andavamo al santuario di San Cosme e Damiano ad Eboli e andavamo a giocare a pallone. Con noi c'era Cecilia Francese, che è l'attuale sindaco di Battipaglia, nonché oncologo. Giocava a pallone con noi, menava più di chiunque altro, era una furia, e nessuno di noi ha mai pensato di escludere Cecilia, che era, lo dicevamo all'epoca con gusto, oggi sembrerebbe un'offesa sessista, che era più maschiaccio di noi. In realtà lei guidava le macchine veloci, era avanti, era una donna avanti, oggi è un sindaco straordinario. Nessuno si è mai peritato di dire: tu che ci fai qui? Quando andavamo in palestra e vedevamo le ragazze giocare a pallavolo o a pallacanestro, per noi era assolutamente normale. Voglio capire, ma perché se si gioca con le mani le donne possono giocare, a tennis possono giocare, a nuoto possono prendere le medaglie, in atletica ci danno la pista e a calcio no? Ma perché il calcio, che sacralità maschile è? Mi spieghi perché a calcio no? Allora, questa è una bellissima domanda che penso non mi sia mai stata rivolta, perché il calcio perché il calcio viene così giudicato, mentre gli altri sport no.
E così su due piedi ti posso dire che probabilmente uno dei motivi è che il calcio maschile è veramente gode di una popolarità incredibile, anche rispetto ad altri sport maschili, quali non so, la pallavolo maschile o il tennis. Quindi già di per sé magari c'è un'aspettativa popolare, perché poi appunto non sono tutti che sono dell'avviso che le donne non possano giocare a pallone, però questi episodi si riversano nel momento in cui il calcio è sotto i riflettori di tutti, di una popolazione molto più grande di magari le persone che seguono il tennis, che possono essere di una nicchia magari anche di più competenza, di competenza dello sport, quindi magari riescono a valorizzare lo sport anche al femminile, mentre magari il calcio, essendo seguito da chiunque, chiunque si sente in dovere o in potere di determinare, dettare giudizi o limitare le persone a giocare. Quindi secondo me è questo un po' la discriminante in questo caso. Senti Livia, a proposito dell'episodio di Aurora Leone, io allora ho una anche storia personale, no, ma non devo giustificarmi, ognuno ha le sue idee, le sue posizioni, non mi ha fatto, ti dico la verità, particolarmente apprezzare quello che ha fatto Aurora, perché io non vorrei che si arrivasse ad una degenerazione. Ti premio perché sei donna, ti premio perché sei una minoranza, ti premio. Io trovo che questo svilisca terribilmente le competenze, le qualità. Io stamattina parlavo anche con Gianluca, abbiamo celebrato il tuo percorso di studi, il tuo percorso di sportiva, non il tuo percorso di donna. No, certo. Capisci? Cioè, secondo me, dare spazio solo perché sei donna e svilisce. Tu hai finora hai vissuto una vita dove veramente hai dato tantissimo, ma non l'hai fatto perché sei di un sesso o di un altro, l'hai fatto perché la persona Livia ci teneva a questo percorso di crescita. Che ne pensi? Mi trovi d'accordo sul fatto che comunque le cosiddette magari le quote rose, o comunque anche in generale, se io faccio due palleggi e un orologio, qualcuno si stupisce, e questo stupore è diluente, perché ti stupisci che io riesca a fare certe cose. Già da lì diciamo partiamo, si collega a questo discorso che lei fa. Per quanto mi riguarda, penso che da una parte sì, diminuisce il lavoro di chi ci arriva, di chi riesce a combattere contro la società tutti i giorni, e comunque perché ci sono dei limiti, cioè il cosiddetto tetto di vetro, in inglese si chiama glass ceiling, non so in italiano si usa lo stesso termine, ma c'è questi limiti che vengono imposti anche magari culturalmente, magari da quando sei bambina ti insegnano anche la sicurezza di te stessa, magari è lo stesso motivo per il quale ci sono meno matematiche che matematici, cioè sono paletti sociali che limitano le donne spesso inconsapevolmente, magari loro stesse a volte non si rendono conto di essere vittime di questo sistema un po' del patriarcale, diciamo. Quindi non sono d'accordo con sono d'accordo con quello che le dice, cioè del fatto che appunto ci stiamo dando del tu. Ok. Quello che tu dici del privilegiare le donne solo perché in quanto donne sicuramente è svilente. Sì, sono d'accordissimo. D'altro canto in certe situazioni bisognerebbe trovare il modo di, magari non è questo il modo diretto di aiutare la situazione, questo modo così appunto svilente come dici tu, però in un modo o nell'altro bisogna dare più spazio alle donne, non so, sicuramente non è questo il modo giusto, ma l'idea, diciamo l'intenzione in qualche modo ci gira intorno al problema. Quindi magari si dovrebbe trovare un modo più indiretto, lavorare sulle scuole, le infrastrutture. Fammi sentire un attimo Umberto e torno da te, prego Umberto. Cerchiamo di uscire fuori dagli infingimenti. Se un ragazzo invece di giocare a pallone dice vado a fare danza classica, viene bollato per gay dopo 2 secondi. E non gay come libera scelta, bollato come se fosse una cosa negativa. Se una ragazza vuole giocare a pallone ci si stranisce. Perché ci sono
nell'opinione comune generale, diciamo tradizionale, nelle incrostazioni mentali di tutti noi, ci sono degli assiomi non dimostrati e non dimostrabili che continuano a essere presenti. Allora, se non si lotta per abbattere questi steccati, perché poi dopo scopri che i più grandi ballerini del mondo sono uomini, Verižnikov, eccetera, eccetera. Sì, sì. Scopri che i cuochi, la maggior parte sono donne, ma poi i più grandi cuochi del mondo sono uomini. Viceversa, la politica, che è sempre territorio degli uomini, i più grandi leader dell'epoca contemporanea dell'Occidente sono donne. La Thatcher e la Merkel hanno dato le piste a tutti i leader maschi dell'Europa. Quindi non ci può essere uno steccato. Alle quote rosa saranno pure una cosa che può portare alla degenerazione che dice Marco, in qualche misura, dice ottiene quello solo perché è donna. Ma poi non si premiano, si rischiano di non premiare le donne migliori. Non è vero, perché la quota rosa permette l'inserimento di donne in posti che non avrebbero mai, perché sono obbligati a trovare delle donne. Si fa reclutamento sul campo di personale politico e in altri settori di donne, affinché diventa normale che le donne facciano quell'attività. Nel momento in cui diventerà un sentito comune, non serviranno più le quote rosa, ma finché devi scardinare una mentalità ci vogliono le quote rosa, perché non accadano questi fatti. Se poi per scardinare una mentalità si privilegia una donna su 100, non me ne può fregare di meno. Livia, e così ti salutiamo. Sì, no, questo ha detto benissimo, è esattamente quello che cercavo di dire, forse l'ha detto più eloquentemente. Comunque è proprio quello il punto: se ad oggi è difficile modificare la società, se si deve forzare un po' la mano e fare qualcosa che può danneggiare momentaneamente magari il lavoro. Poi ci sono anche tante donne che possono raggiungere gli obiettivi facendolo con le proprie qualifiche senza aiuto, però allo stesso momento, appunto, soprattutto nella politica, è secondo me è importante iniziare a dare anche visivamente, magari per le bambine di oggi, vedere la donna politica, non sanno come ci è arrivata, però per loro può essere un modello, comunque possono vedere e dire: ah, forse un giorno posso farla anch'io. Magari tra qualche anno le quote rosa non serviranno, perché tutto questo sarà obsoleto. Assolutamente, assolutamente così. Probabilmente io ragiono forse già troppo avanti, cioè mi sembra tutto così. Sicuramente sì, perché non tutti sono così, tu ragioni come di uno che non vede differenze. Tu ragioni come di uno che non vede differenze. Cioè, a me sembra. Ma non è così la società. Vabbè. Tu ragioni come di uno che non vede differenze. Dici: ma io perché devo avere un direttore donna per forza, perché si devono fare belli che c'ho il direttore donna? In qualsiasi attività sia aziendale, sei donna, e magari quella è brava, cioè. Che me frega, che è donna, che vuoi, che me frega. Ma me. Non devi ragionare, non assumono, ma tu devi ragionare per la società, non per te. Vabbè. Devi ragionare per la società, non per te. Vabbè. I tempi invece della radio ragionano per conto loro, e io devo salutare Livia. Livia, grazie per essere stata con noi. Va bene, grazie mille, è stato un piacere. Grazie, piacere nostro. Livia Caparelli, Napoli femminile. Ringraziamo Livia, stop and go, rapidissimo, e ripartiamo. Allora, io devo andare subito con l'edito nuovo, però c'è Ciro Troise che mi ha girato la traduzione di un termine affibbiato a De Laurentiis a Zhang in cinese, una roba pazzesca. Vabbè, Umberto, pronto per il tuo edito nuovo, vamos. L'edito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Venghino signori, venghino signori e signore, venghino la fiera del Barnum del calcio, il giro, il valzer degli allenatori è bello che è cominciato. Uno al giorno leva il medico di torno, il Napoli ne annuncia anche due in un'unica giornata, perché si parla di Conceição e va via Conceição, parla di Galtier e va via Galtier, ora sarà italiano, ma di nome o di fatto? Perché ce n'è uno con la I maiuscola e uno generico, quello dello Spezia o un italiano qualsiasi, magari toscano? E quanti ce ne sono in Toscana? Da che parte della Toscana andiamo a indagare? Ma qui Conte, per esempio, rimane o non rimane? Qualcuno dice che va al Tottenham.
Gli Allegri diventa uno e trino, allena in contemporanea Real Madrid, Juventus e Inter. Cioè, dopo lo Tito che fa il padrone di due società, abbiamo l'allenatore che ne allena tre in contemporanea. Il calcio è creativo, ma siamo arrivati all'indicibile. Alla fine, veramente Cirino Capuano allenerà il Napoli? Sarebbe il coronamento di una carriera incredibile, perché no? Si tufferà, mangerà la terra e dirà: voi dovete mangiare la terra, quella che non hanno mangiato col Verona, nonostante il ringhio Gattuso, che ora però dovrà imparare a parlare con la C aspirata, perché è andato a Firenze. E Simoncino, che sta a litigare con lo Tito per due spiccioli in più. C'è però un tweet che mi inquieta, e lo fa uno che fa di mestiere il giornalista economico e si interessa di calcio, e ha detto in italiano quello che io direi in napoletano: ne guaiù, ma vomiti in de cioc che da guadagni mena perché c'è sta crisi, a pandemia. L'ha detto Marco Bellinazzo. Dice: ma non vi rendete conto che vi dovete un attimo ridimensionare? Pare che questa parola non la vuole sentire nessuno. L'unico a cui lo si chiede però da tutte le parti è Lorenzo Insigne, il quale, poverino, non ha fatto una richiesta, non ha rifiutato nessuna richiesta perché nessuna offerta c'è stata. Ha pensato a giocare, ha fatto la sua migliore stagione della sua carriera e sta aspettando, bontà loro, che il Napoli si svegli, bontà sua, si svegli e decida se deve o non deve rinnovare il contratto al suo capitano. Quando ci sarà una trattativa, allora tutti i moralisti in servizio permanente effettivo si potranno finalmente scatenare. Però oggi pare che il destino del mondo, come Atlante, lo chiameremo Lorenzo Atlante, non più Insigne, sia sulle spalle del nostro capitano, che ovviamente non è il maggior responsabile della debacle col Verona agli occhi di tutti. Bisogna rifondare, via Insigne e tutti gli altri, partendo dal capitano. Guagliù, ma me lo ripeto in napoletano, ma lo trovate uno che fa 19 gol, 11 assist, 7 pali ed è entrato nei primi 10 giocatori italiani, secondo non l'organo di stampa napoletano o romano, ma milanese, La Gazzetta, sulla base dei voti della Gazzetta. E sapete chi gli ha dati i voti della Gazzetta? I giornalisti della Gazzetta, che notoriamente sono stretti di mano, specialmente con Lorenzo, poi non ne parliamo proprio, e la fermo qua. E allora? Voi pensate che uno zaccagnino qualsiasi, che non è il leader della Democrazia Cristiana degli ultimi tempi, non... stiamo parlando del Zaccagni veronese, che ha 26 anni, un giocatorino interessante che segna 3 gol a stagione o più o meno lì, possa mai sostituire Lorenzo Insigne? Donnarumma ha preso lo schiaffone dal Milan, perché il Milan con Maldini è una grande società. Noi a Napoli si scontiamo una mancanza, non è il terzino sinistro, non è il portiere, non è questo, non è quello, è la mancanza di uno come Paolo Maldini, che non è solo un ex giocatore o una bandiera, è uno che ha le cervella quadrate e capisce di calcio veramente, perché è uno che sta oltre. Quello ha detto: io ricattato da Raiola, ne puoi andare tu e Donnarumma. E la figura di cacca ha fatto Donnarumma, perché io non posso farmi guidare dal mio procuratore come se fossi un burattino. Io sono milanista, ho 22 anni, ho il Milan nel cuore, bacio la maglia. Raiola a 8 milioni a 22 anni, con questa situazione economica vanno benissimo. Vuol dire che tu la maglia non la ami, sei un mercenario come tutti gli altri. Pochi secondi e ripartiamo. Rieccoci, e allora torniamo a parlare del tema tanto caro ad Umberto Chiariello, ovvero quello degli allenatori. Chiariello, dov'è? Sei andato, basta. Odio questo tema, no, odio. Però non odi Paolo Specchia, ma lo possiamo dire che non odi Paolo Specchia? Nutro profonda stima, ecco, prima di tutto, perché ecco. Paolo non ha allenato più, o non ha allenato anche a certi livelli, perché è troppo signore. Se faceva il bandito e si legava a certi procuratori, faceva come certa gente che è stata esonerata ogni anno e per 17 anni consecutivi ha trovato panchina. Ma non facciamo nomi, sono troppo evidenti. Benissimo, tutto a posto. Paolo, buongiorno. Buongiorno, grazie Umberto per la
per la stima e per quello che ha detto, che in parte è anche vero, perché poi uno deve anche sapersi fare ogni tanto un'autocritica per dire, ma se non sono andato più avanti, al di là di quello che uno credeva di poter fare, se da qualche motivo va anche ascritto a qualche errore personale sul piano caratteriale, sul piano comunque, insomma, non parliamo di me, tanto la gente vuole ascoltare altri allenatori menzionati in questo momento, si spera che si prenda quello giusto, perché ora se vogliamo il nostro presidente, che in genere è stato sempre molto bravo e fortunato a scegliere allenatori, però viene fuori da due allenatori sbagliati, secondo me, Ancelotti prima e Gattuso dopo, ora quindi dovrà stare attento a non sbagliare il terzo, sennò poi la sua fama si mitigherà. Ci terrei alla fama di indovinare e di sapere essere, oltre che fortunato, anche competente, perché non so, se da solo in compagnia di chi gli suggerisce qualcosa, lo aiuta a ragionare in un certo modo, il suo allenatore è stato bravo. Allora, non so quanto è contento di aver ascoltato che è stato l'allenatore sbagliato per il Napoli, Gennaro Gattuso. Chi ha questi microfoni, ovviamente l'ha fatto prima di tutto su tutto Mercato Web, ha dato la notizia che Gattuso sarebbe diventato di lì a breve l'allenatore della Fiorentina. L'amico e collega Marco Conterio, ciao Marco, eccoci qui, buon pomeriggio. Eccoci, cioè, buon pomeriggio, ne è passata di acqua sotto i ponti, qualcosa è cambiato, le cose sono evolute, però alla fine, insomma, come si può dire, certi amori fanno un giro in mente e poi ritornano. Ci racconti che cosa è successo ieri? Perché poi noi siamo rimasti che Gattuso non avrebbe avuto contatti con nessuno, cioè se tu lo sentite, io non penso niente. Invece, cioè, i contatti con la Fiorentina, come ci hai raccontato tu, già c'erano. Sì, contatti con la Fiorentina c'erano, così come c'erano i contatti con la Lazio, via Jorge Mendes, che con la Lazio tra l'altro stava parlando anche di Sergio Conceição, detto ribadito, cosa che stava facendo anche con il Napoli. Comunque, restando su Gattuso, ti posso dire che i contatti la Fiorentina li aveva portati avanti, ma quasi completamente. Non ho capito, Conceição o chi stava trattando? Con la Lazio sicuramente, ma poi anche con il Napoli. Sì. Quindi si chiama Gio Petrosino ogni minestra. Ma dai, ma lascia perdere. Fammi sentire Marco. Marco. No, io quello che vi posso dire, insomma, ora rimango su Gattuso o su Conceição. Fatemi vedere su Gattuso. Vai su Gattuso. No, Susino, vi posso dire che con la Fiorentina i contatti c'erano. A metà aprile la Fiorentina aveva trovato un accordo su un biennale con opzione per il terzo anno a poco più di circa 2 milioni di euro, l'accordo su tutto lo staff, tra l'altro, in pratica va tutto lo staff che era a Napoli, ieri ho scritto su tutto Mercato Web, non ve lo sto a ricapitolare perché vi dico la verità, tutti i nomi non me li ricordo, però praticamente c'è Capitan Gigi Riccio nello staff. Esatto, Serriccio, Fiori, Terrone, via di Sorrento, Match Analyst e quant'altro. Questo è lo staff, era già stato una battuta, me la consenti una battuta? Vai. Tutti noi abbiamo molto amato il film di Monicelli Amici Miei e la serie, la saga di Amici Miei. Bene, ve lo ricordate quando l'architetto si prende la moglie del primario Adolfo Celi e quello gli consegna il canarino, il cane, e la mamma gli dice ti devi via tutto il pacchetto, non voglio che rimanga niente, per carità. Adolfo Celi festeggia, ecco, io mi sento Adolfo Celi in questo momento. Ti senti Adolfo Celi, va bene, meraviglioso. Sì. Marco. Seconda cosa, se vi prendete tutto il pacchetto, visto che state facendo la Calabria Connection, senza nessun riferimento a fatti malavitosi, ovviamente, commisso Gattuso, pigliatevi pure a Petullà, che è il grande sponsor di Gattuso, così ve lo trovate negli schermi fiorentini e ci liberate. Dai, vecchi screzzi, andiamo avanti, Marco. Sì, trovo a Firenze, giusto per contestualità, perché questo sotto Mercato Web ci occupiamo un po' a 360 gradi. Detto questo, vi posso dire, no, guarda, io penso c'è stata una reazione molto positiva per Gattuso, poi quella di portarsi lo staff è una cosa che è una consuetudine per tutti gli allenatori, anzi, quando arriva un allenatore solitamente si porta dietro tutti i suoi collaboratori, anzi, vi posso dire per esempio che proprio un esempio, Vincenzo Italiano sta andando al momento e forse non andrà al Sassuolo proprio perché non c'è l'accordo sullo staff dell'allenatore, quindi uno ha bisogno dei suoi uomini fidati, poi quello il valore poi lo giudica il campo, lo giudica chi li vede, però io so che Gattuso ci crede molto, li ha voluti portare con sé e la Fiorentina gli ha dato carta bianca per
rivoluzionare. C'è stata ieri l'accelerazione decisiva? E così ti saluto. Allora, diciamo che Gattuso a Fiorentina è sempre stato in stand-by, la fumata nera che era paventata non c'è mai stata. Gattuso ha detto a un certo punto: fatemi pensare, perché probabilmente devo capire se qua dentro la possibilità di aprire un ciclo come vorrei, o la possibilità di avere voce in capitolo sul mercato come vorrei. È una Fiorentina che, insomma, tra una polemica e l'altra non stava viaggiando proprio con umori troppo sereni, e questo forse ha fatto titubare lui, ha fatto dir di no ad altri allenatori, Ivan Juric, ultimo Paolo Fonseca. Ma Gattuso però è sempre stato il primo nome di commisso, è sempre stato probabilmente anche il primo nome della dirigenza su input, no, della presidenza. E così è stato, così è stato, perché poi a Fiorentina fino all'altro ieri è trattato con Paolo Fonseca, anche con lui ha capito che col portoghese non c'erano margini, e così, riparlando di nuovo con Gattuso, ha visto che evidentemente la finestra gli era aperta. Gattuso non voleva, cioè, in questo valzer degli allenatori vi dico che in molti rimarranno col cerino in mano, rimarranno Inzaghi, da capire come andrà oggi con la Lazio, rimarrà Sarri, possibile, e rimarrà Spalletti, vediamo, anche se potrebbe venire al Napoli. Non lo so, credo che tanti alla fine rimarranno scontenti con se stavo forse rinnova col Porto, insomma, io credo che alla fine ci sia un bel valzer, ma tanti ovviamente rimarranno senza panchina e fermi al palo. Credo che in queste valutazioni ci sia stato anche questo da parte di Gattuso. Tutto chiaro. Che vai avanti col tempo, aspetti la Lazio, oggi la Lazio trova l'accordo con Inzaghi e poi resti fuori. Vabbè. Esatto. Marco, ti ringrazio, ti abbraccio forte. Ciao. Grazie a Marco Conterio, Tutto Mercato Web. Allora, Paolo, Marco. Posso dire una cosa? Se mi dai 15 secondi di stop and go, ripartiamo con tutto il tempo del mondo con Paolo. Se mi dai 15 secondi, se Paolo ci aspetta, 15 secondi, ripartiamo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Allora, Umberto, subito la tua considerazione per Paolo Spezia. Prego, Umberto. La voglio fare con te. Vai. Betullah segue Gattuso a Firenze, tu perché non segui De Zerbi in Ucraina? Paolo, allora, sarà Luciano Spalletti l'uomo giusto per il Napoli? Ma io non so se verrà Luciano, e credimi, non ho proprio la più pallida idea, perché non sono stato più in contatto con lui da un bel po', e quindi non ho neanche... Non ti sto chiedendo notizie, ti sto chiedendo sensazioni. No, questo è per l'antefatto. Poi ecco, tornando a bomba la domanda precisa, per me se gli danno una squadra giusta è un allenatore che te la fa diventare fortissimo. Cioè basta avere una squadra media, diventa ottima. Se è sufficiente, diventa da discreta e così via. Quindi è un allenatore che migliora, è un allenatore che lavora a uno staff di primo ordine, e quindi, perché oltre bisogna dire che quando io ho partito a fare allenatore io si lavorava da solo, in marzo con un collaboratore per cambiare tutto, quindi giusto anche a valersi collaboratori vari, c'è Marco Domenichini, Baldini, c'è Pane, quindi una volta c'era anche Andreazzoli che poi ha fatto allenatore e ha fatto molto bene da solo. Però insomma, Luciano ha un ottimo staff, se dovesse venire lui io sono convinto che farà non bene di più, benissimo. Umberto? Io penso che Spalletti sia un allenatore di prima fascia, con il dubbio sugli aspetti caratteriali. A me le squadre di Spalletti sono sempre piaciute per come giocano. Io credo che nella mia personalissima classifica di gradimento, negli ultimi 20 anni metto in Italia, adesso parlando di Italia, solo Italia, metto al primo posto il Napoli di Sarri e al secondo posto la prima Roma di Spalletti, che giocava un calcio bellissimo, pur con giocatori non straordinari, ma con quel Perrotta che si inseriva alle spalle di Totti in una maniera straordinaria. E quindi, se devo dire un allenatore che per Napoli potrebbe essere un valore aggiunto, sicuramente Spalletti lo può essere. Caratterialmente non so tra lui e De Laurentiis quanto possa reggere, non so con la piazza napoletana e con lo spogliatoio del Napoli quanto Spalletti possa entrare in sintonia. Certo, per me è una spanna superiore a Gattuso proprio. Ma ti posso chiedere, Paolo, di smentire un po' tutte queste voci, no? Pare che tu prendi l'uomo dal carattere più brutto della terra, ma è una persona così antipatica, così ruvida,
così tremenda con la quale avrei a che fare? Guarda, io devo dire che purtroppo nell'immaginario collettivo della gente c'è questa visione. Nel frattempo Sky Sport dice che Spalletti è molto, molto, molto vicino alla panchina del Napoli. Attenzione, quindi potremmo esserci. Beh, no, dico, non so perché anche sui social si è scatenata una ridda di dichiarazioni negative nei confronti di Luciano. Io sono rimasto molto, molto colpito. Evidentemente non fa simpatia subito, perché magari ha questo atteggiamento che invece praticamente lui si dà, perché è un timido, dico, io conosco bene lei, è molto timido, però si crea questa patina di rude, di non è vero, è una persona sensibile, però io chiaramente la gente potrà pensare che lo dico perché sono amico, ma ne sono profondamente convinto, io sono una persona onesta, quando parlo poi di calcio è il mio amore, non posso tradire il mio amore dicendo corbellerie o essendo parte, io cerco di essere assolutamente lucido, però chiaramente mi avvalgo di una presentazione che magari il tifoso che sta sui social dice non mi piace, capapelata, perché deve... in base a che parla, ha detto bene invece Umberto, evidenziando solo una cosa su cui non sono d'accordo io. Perché poi lo spogliatoio del Napoli dovrebbe essere diverso dagli altri spogliatoi? Luciano comunque è andato, perché ogni allenatore nel momento in cui entra in uno spogliatoio, no? Perdonami, perché voglio introdurre nella nostra conversazione e poi ti lascio la risposta anche Peppe Bruscolotti. Capitano, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. Allora, siamo con Paolo Specchia, con Umberto Chiarello, sei tra amici. Sei tra amici. Un argomento molto penoso. Ciao Peppe. Perché, insomma, Bruscolotti faceva parte del Napoli di Vinicio in cui ha giocato il grande Tarcisio Burnice, detto La Roccia, che è venuto a mancare oggi, all'età di 82 anni. Sì. Chiudiamo l'argomento Spalletti. Un attimo, perché merita tutta l'attenzione del caso. Io ho parlato di problemi con lo spogliatoio del Napoli possibili, ma che non riguardano Spalletti, ma che riguarderanno qualsiasi allenatore che non sia Sarri, perché già c'è stato forse, è perché questo spogliatoio era molto legato a Gattuso, e quando tu entri in uno spogliatoio legato all'ex allenatore hai delle difficoltà oggettive, solo questo. Umberto, posso essere ancora una volta non convinto quello che dici, perché credimi, il giocatore ama l'allenatore che c'ha, ma sa che è un professionista, ne viene un altro, non può essere deluso per cui si oppone, quindi è secondo me un discorso non così attendibile, cioè si supera tutto, il dispiacere può durare una settimana, ma poi se io sono professionista e viene un altro allenatore io mi devo adeguare a quello, magari lo troverò anche migliore, lo amerò di più dell'altro, cioè, ma io poi credimi, qua lo dico, vorrei anche l'approvazione di Beppe, perché credo che anche lui come me, che è di un'altra generazione, ma oggi i giocatori di oggi sono così appassionati come eravamo noi prima, che si innamorano, danno per la squadra tutto sul piano proprio della sofferenza se uno perde, o dimenticano tutto e quindi dimenticano la sconfitta, come dimenticano l'amore perché hanno avuto verso Gattuso, o la visione totale a Gattuso e subito la danno. Io credo che anche il tessuto della società, che si è peggiorato dal mio, che lo di dirlo senza ombra di dubbio, ci fa assistere a persone che da oggi al domani dimenticano, quindi non è un problema grosso. Io credo che un allenatore che sia allenatore vero si presenta, i giocatori in un attimo lo giudicano perché sono 25-28 contro uno, lui si mette molto bene, però sanno già da come parte se ha carisma, che è una cosa importantissima, e poi dopo, quando vengono sul campo dal primo allenamento, si accorgono se sta lavorando e quindi sposano, oppure dentro di loro rimangono sempre con la sensazione, ma questo è un po' frellocchio, un po' da scartino, lo teniamo, ecco, quello è l'aspetto peggiore. Se il giocatore non ti stima, non ti segue, non farai mai grandi cose. Ma se il giocatore è bravo ed è bravo, qualsiasi spogliatoio l'accoglie. Ma Peppe, che ne pensi, capitano? Eh sì, l'affezione c'è sempre, perché comunque quando stai tanto tempo con una persona è normale che si crea un certo rapporto. E quindi fa piacere mantenere un rapporto del genere come è nato, che è quello di Gattuso, però giustamente oggi si guardano molto i contratti e questo, insomma, da oggi a domani si cambia registro, perché comunque il calcio è cambiato anche in questo, quindi
gente che arriva, gente che passa, e quindi non è che si scopre qualcosa di diverso, e quindi è chiaro che l'allenatore dipende sempre da come si presenta alla squadra, e quelli che sono i rapporti, il modo di essere, il modo di vedere, farsi capire subito, e quindi dimostrare alla squadra il suo modo di essere, cosa riesce a fare, cosa vuol fare, la chiarezza in tutto e per tutto, e poi alla base il rispetto reciproco, qualsiasi decisione, qualsiasi cosa che uno la discute, insomma, senza creare assio contro nessuno, quindi non mettersi mai contro nessuno, perché il gruppo diventa saldo appunto quando c'è la stima reciproca, quando tutti si mettono a disposizione del tecnico, allo stesso tecnico c'è chiarezza verso tutti, perché è fondamentale, insomma, per instaurare un certo rapporto e per il conseguimento di un certo lavoro e di certi risultati. Poi può essere uno o l'altro, ma il calcio oggi ci insegna che non è che si può durare tempo, insomma, da un anno all'altro si può cambiare, e quindi cambiano pure i rapporti, però c'è questo professionismo che tutti quanti dicono, e noi ci auguriamo, perché deve essere così. La cosa importante è che uno rispetti i suoi impegni, perché comunque firmano un contratto e lì c'è un vincolo che deve rispettare, insomma, per il periodo che rimane nella propria squadra. Allora, io devo salutare Paolo Specchia. Paolo, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio a tutti. Grazie a Paolo Specchia. Grazie a Paolo. Umberto, volevi ovviamente ricordare Tarcisio Burnic con Capitan Bruscolotti. Sì, prima di chiedere un ricordo a Peppe, ti do il mio, molto semplicemente. Chi era Tarcisio Burnic? La sua carriera non fu subito una carriera così. Chi era Tarcisio Burnic? La sua carriera inizialmente non fu costellata da grandi successi. Lui è andato anche a Palermo, poi nell'Inter di Elenio Herrera formò quella grandissima difesa che tutti ricordano: Sarti, Burnic, Facchetti, Tagnino, Bedin, Guarneri, Picchi. Ma Burnic è diventato uno dei più grandi terzini di ogni epoca, marcatore implacabile, lo chiamavano Tarciroccia, la roccia, leale, corretto, straordinario, intenso, silenzioso, friulano tutto di un pezzo. I suoi duelli con Gigi Riva in campionato erano epocali, ha marcato i più grandi attaccanti del mondo, solo due volte è andato in difficoltà nella sua carriera. Con Dragan Zajc nella prima finale europea del 68, che lo mandò in bambola, quella partita finì 1-1 perché Domenghini ci salvò nei minuti finali, e il giorno dopo però nella ripetizione non gli fece toccare palla, e con il grande Pelé che di testa lo beffò nella finale del Mondiale 70. Ma Burnic è anche quello che si è salvato dalle grandi debacle italiane, perché nel 66 a Middlesbrough contro la Corea lui non c'era, era infortunato, giocò Spartaco Landini che era la sua riserva eterna anche a Napoli. Nel 6-2 di Napoli con la Juventus Burnic non c'era, c'era Spartaco Landini, e in Italia-Polonia, quella che ci buttò fuori dal Mondiale 74 dove eravamo i favoritissimi, lui giocò solo mezz'ora, poi si fece male, entrò Pinotto Wilson e la Polonia dilagò vincendo la partita 2-1. È stato un riferimento assoluto, ma la cosa che ha stupito il mondo è quando lui a 35 anni, dopo essersi trasformato in libero all'antica, è venuto a giocare a Napoli con Vinicio, all'olandese, in linea, e io che pensavo fosse un difensore roccioso ma lento, scoprì un giocatore che nonostante l'età era velocissimo nei recuperi, aveva una capacità straordinaria di comandare la difesa. Quel Burnic è anche quello che nella semifinale europea del 68 a Napoli proprio contro la Russia 0-0, niente supplementari, niente calci di rigore, ma sorteggio, Facchetti andò nel camerino dell'arbitro per fare il sorteggio con il capitano russo, tutto il pubblico sopra ad aspettare chi sarebbe uscito festante dagli spogliatoi,
Ebbene, Facchetti vinse il sorteggio, ebbro di gioia, spaccò la porta dello spogliatoio italiano buttandolo letteralmente a terra, lui che era un gigante di 1,90 m. Tutti lo abbracciarono esultanti, solo uno non si mosse dalla panchina, era Tarcisio Burnic. Quando gli dissero: ma Tarcisio, non esulti? Lui rispose: non avevo dubbi, Giacinto ha sempre vinto perché è fortunato. Questo era Burnic. Capitano, il tuo ricordo? Ma il mio è particolare, perché io ho iniziato i miei primi calci così, quando ho cominciato a giocare, con l'immagine di Tarcisio. Quindi avevo un poster nella mia stanza, quindi è stato sempre un mito per me, e poi alla fine ho coronato il mio sogno, perché ho avuto la possibilità di starci 2 o 3 anni insieme. E quindi ho avuto modo di apprezzare proprio il grande personaggio, il grande uomo, professionista esemplare, perché alla sua età era incredibile. Io già l'ho raccontato una volta, aveva preso una botta alla caviglia, non c'entrava la scarpetta, lui con i massaggiatori disse: l'unico problema è far entrare il piede in questa scarpa, poi per il resto me lo vedo io. Insomma, gente di altri tempi veramente, insomma, esemplare in tutto, perché in campo mostrava tutto il suo essere, la sua grinta, sembrava, nonostante l'età, sembrava uno dei 20 anni, insomma, è sempre presente con il suo stesso modo di fare, la sua grinta. E poi mi ricordo pure le piacevole serate quando eravamo insieme, che andava, ci invitava a casa sua, che poi mostrava tutte una sfilza di grappe, che mi metteva alla fine sul tavolo, quindi da buon friulano lui già faceva provare tutte quelle grappe. Ripeto, alla fine è stato un grande amico, perché ci siamo trovati insieme, ma io nell'immaginato, puoi pensare, io piccolo che vedevo, lo vedevo e me lo guardavo in foto, pensavo un giorno chi lo sa, e poi mi sono trovato veramente con questo monumento davanti proprio. Infatti, mi ricordo i primi giorni me lo guardavo come se non avessi visto ancora un calciatore, da poi io già giocavo da tanto tempo, però quella figura per me era molto importantissima. Certo, certo. Capitano, ti ringraziamo ovviamente per essere stato con noi, buon pomeriggio. Ok, grazie. Grazie a Capitan Bruscolotti per aver ricordato con noi un gigante del nostro calcio, qual è stato Tarcisio Burnic. Claudio De Vito, Claudione! Oh, oggi fondamentale, ore fondamentali. Sì, niente scherzi, c'è fermento qui, perché ci si gioca la stagione, Avellino che deve vincere dopo l'1-0 di Palermo, basta eguagliare il risultato, basta pareggiare nell'arco dei 180 minuti, gara molto che si preannuncia abbastanza tesa dal punto di vista dei nervi, anche la vigilia è stata caratterizzata soprattutto dalle dichiarazioni dell'allenatore del Palermo Giacomo Filippi, che insomma poi ascolteremo e vi farete un'idea, anche se molti già se la sono fatta, soprattutto ad Avellino. Quindi dicevo, gara tesa, però è chiaro che si va in campo, bisogna anche andare a cercare degli argomenti tattici con due formazioni che si discosteranno di poco da quelli che sono stati gli 11 del Barbella, soprattutto per quanto riguarda l'Avellino. Palermo stanco, ma è un Palermo anche che non ha subito nulla in termini di gol in questi playoff, in 3 gare della post season, e dunque bisognerà mettere in campo il 101%, ma soprattutto diciamo ravvivare il potenziale offensivo per far breccia in questo bunker che finora ha dimostrato il Palermo di essere. Allora, tutto su stasera. Tra l'altro la partita sarà preceduta da un momento di calore, di accoglienza della squadra da parte degli ultras allo stadio, all'esterno dello stadio, quindi ci sarà un bagno di folla per l'Avellino di Piero Braia, che insomma è stato al centro un po' delle attenzioni social, ma anche un po' mediatiche, e quindi ha preferito affidare ad una nota ieri un chiarimento. Niente conferenza stampa, silenzio, bisogna fare i fatti e il momento è
quasi arrivato su Radio.Nuovo, il pomeriggio da Supereroi. A tra poco, ciao ragazzi. Grazie, grazie Claudioni. Allora, per quanto ci riguarda, faremo i conti in tasca al Napoli di De Laurentiis, a questo punto forse anche di Luciano Spalletti, sempre più vicino. Sempre più vicino Luciano Spalletti alla panchina del Napoli. Dovrebbe essere questa la scelta di De Laurentiis. Capiremo come si potrà costruire questo nuovo Napoli. A tra pochissimo. Eccoci qui tornati in diretta. Insomma, Luciano Spalletti si avvicina a grandi passi verso la panchina del Napoli. Stamattina in un pezzo che mi sono permesso di scrivere per calciomercato.it mi davano le altre opzioni praticamente tutte out. Ovvero Allegri vicinissimo alla Juventus, Simone Inzaghi vicinissimo al rinnovo con la Lazio, Galtier che va al Nizza e Spalletti che ha aspettato il Napoli anche pazientemente per poter poi entrare nel grande calcio dalla porta principale. Per una volta invertiamo l'ordine, caro Marco Bellinazzo, buon pomeriggio anche a te. Eccomi, ciao, buon pomeriggio. Oh, stavolta fammi partire dal tifoso e dall'esperto di calcio, dall'uomo che segue il calcio, Marco Bellinazzo, per chiedergli: ti piace Spalletti? Ma sinceramente non è tra i miei preferiti, ecco, se avessi dovuto indicarne qualcuno non avrei pensato a Spalletti. Quello che posso dire a Spalletti è che ha diciamo una grandissima conoscenza calcistica, tecnica e tattica, lo ha dimostrato diciamo per le piazze in cui è andato, è noto negli ambienti diciamo per avere un carattere fumantino, poco propenso ai compromessi, e quindi insomma il rapporto con De Laurentiis lo vedo cominciare insomma con i migliori auspici insomma. Umberto, che cosa ne pensi delle parole di Marco? Scusa, poco fa Paolo Specchia, che è amico di Spalletti, mi pare di aver detto le stesse cose, no? Sì, sì, confermo. Vabbè, io mi permetto sommessamente di non condividere. Per me Spalletti può avere un rapporto estremamente proficuo, ecco, con De Laurentiis. Però cerchiamo di andare anche un attimo oltre, perché bisogna capire che Napoli sarà messo a disposizione di Luciano Spalletti. Marco, tu oggi hai scritto un tweet stamattina intorno alle 9 che mi ha molto colpito, infatti ci siamo sentiti con Umberto, ho detto guarda, secondo me dobbiamo sentire Marco, lui subito è stato d'accordo. Nessun moralismo, ma che ci siano giocatori che rifiutano momentanei tagli del 10-15% di stipendi milionari, allenatori che fanno i capricci perché non accettano che i progetti siano rivisti al cospetto di una crisi epocale, umanitaria e finanziaria, lo trovo eticamente degradante. Andiamo oltre i 260 caratteri di un tweet, Marco, cerchiamo di anche circostanziarlo questo tweet, di dare un senso concreto allo stesso con anche degli esempi. Ma guarda, gli esempi insomma sono facili, nel senso che sono sulla bocca. Sono tutti e due a Milano, dottor Rum e Conte? Tutti e due a Milano, diciamo, sulle due sponde di Milano, ma il problema è che è generalizzato, cioè io ho l'impressione, allora non c'è nessun moralismo, perché parlando io di questioni di imprese economiche e finanziarie, insomma, se uno ottiene uno stipendio da una società di 50 milioni ed è uno scarso e la società gliela dà, ha tutto il diritto di prendersi fino all'ultima euro, perché siamo nel libero mercato. Quindi lungi da me diciamo appunto fare del moralismo dicendo che i giocatori guadagnano troppo, gli allenatori guadagnano troppo, non è questo il problema. Il problema è che c'è un'industria, il calcio, che per motivi che ora sarebbe lunghissimo andare ad analizzare, sia diciamo fisiologici sia patologici, è arrivato a un livello con la pandemia di saturazione di certi ricavi e di insostenibilità di certi costi. Quindi tutti gli attori di questa industria, le società, le federazioni, le istituzioni, i calciatori, gli allenatori, gli staff, i dirigenti, tutti devono prendere atto, così come è accaduto in tutti gli altri settori industriali, a partire da quello in cui lavoriamo noi, che ci siano dei sacrifici, che ci sia una cassa integrazione, che ci sia una quota di questa crisi che venga pagata da tutti per poter ripartire, per poter rilanciare il sistema, non per un'ottica diciamo
di depauperamento del sistema, proprio per rilanciarlo e far sì che torni a correre e a produrre ancora più utili. Questo, in questo momento di grande crisi, quindi è necessario andare a ritoccare la parte dei costi che sono basati su contratti pluriennali nella maggior parte dei casi, quindi senza la volontà delle parti non si possono andare a tagliare. Ecco, si trova di fronte a soggetti che fanno i capricci, perché Conte che dice ma non è il progetto che mi è stato presentato, forse non si è accorto Conte che c'è stata una cosa che si chiama la Covid-19, che la società è andata in crisi per motivi ripeto, sia congeniti che congiunturali, e che quindi, diciamo, anche a professionisti che guadagnano 12 milioni all'anno, chiedere per un anno di avere 2 milioni in meno, o a un giocatore di avere il 10-15% in meno, c'è una mensilità e mezza in meno per stipendi milionari. Non lo stiamo chiedendo a giocatori di Serie B e di Serie C, ma in quei casi tengo, insomma, che dovrebbe essere proprio un atteggiamento di sano realismo etico, ma anche, come dire, di convenienza economica, perché se le società poi falliscono, quegli stipendi domani non ci saranno più, mentre accettare un piccolo sacrificio vuol dire un segnale anche importante etico, insomma, ma ripeto, anche con una sua rilevanza economica. Per questo, insomma, ho scritto questo tweet, ma come messaggio credo che in questo modo, insomma, dovrebbe essere ancora più chiaro e condivisibile. Marco, che Napoli potrà offrire eventualmente a Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis? Un Napoli che deve ridimensionare, che deve vendere, che deve cancellare, che deve... Guarda, è evidente che bisogna fare questo ridimensionamento, ma è evidente che è un problema generale. Il Napoli, a differenza di tante altre squadre, diciamo, ha perso magari un po' meno per la pandemia, perché guadagnava poco dallo stadio, non guadagnava i 70 milioni dell'Inter, paradossalmente. Il Napoli, diciamo, non ha un indebitamento, ha anzi, come ormai è noto, insomma, una riserva importante di oltre 100 milioni, e quindi, diciamo, si trova nelle condizioni il Napoli di doversi ridimensionare. Teoricamente il Napoli, se doveva prima tagliare il 10-15% senza Champions, dovrebbe tagliare un 30%, questo, diciamo, seguendo una linea proprio matematica, ok? All'interno però di questa forchetta, il Napoli, proprio perché si trova in condizioni migliori rispetto a tante altre società, e perché ha questo, chiamiamolo così, tesoretto, nonostante la doppia mancata qualificazione in Champions, potrebbe anche pensare di fare una scommessa, vista, come dire, l'evoluzione che c'è nel calcio italiano in questo momento, che anche la squadra campione d'Italia magari cambierà tecnico, gli equilibri potrebbero essere molto diversi tra qualche mese, e quindi, diciamo, mantenendo un organico che comunque è arrivato a un passo dalla Champions, con una guida diversa, con gli innesti, chiudendo, diciamo, qualche contratto troppo oneroso e magari vincendo qualche scommessa tecnica, ecco, senza distruggere l'organico e ricostruire da capo, un ultimo tentativo con questi big si potrebbe fare, a mio avviso, per tentare di andare a vincere il titolo, proprio perché non hai di fronte, magari, come poteva essere 4-5 anni fa, una Juve, come dire, imbattibile, che sapevi già, insomma, essere 20 punti avanti, e quindi solo con un miracolo, come il Napoli ha tentato di fare con Sarri, potevi avvicinarti. Ne hai altre squadre che sono marcatamente più avanti nel loro processo di ricostruzione. Allora sarebbe stato senz'altro l'Inter, senza questi momenti difficili che sta vivendo. E quindi, diciamo, paradossalmente il Napoli è costretto a tagliare, ma forse un po' meno degli altri, e quindi qualche ragionamento sul conservare un tasso tecnico importante, provarci per un altro anno, ecco, non sarebbe, a mio avviso, del tutto infondato. Marco, grazie. Mi sbaglio, Marco. Vai, un'ultima, vai Umberto, vai. Marco, mi sbaglio, l'anno prossimo dovremmo ragionare in senso inverso al solito ragionamento, cioè a fine mercato non dovremmo porci la domanda chi si è rafforzato di più, ma chi si è indebolito di meno? Questo non c'è dubbio, ma la domanda, diciamo, ancora più complessa è chi è riuscito a ristrutturarsi diminuendo i costi, ma rendendo, diciamo, l'organico più competitivo. E questa, diciamo, la preoccupazione che io ho, perché fare queste operazioni è possibile solo se c'è
una visione coesa, unitaria e programmata da tutte le componenti tecniche e dirigenziali. Tutto chiaro. Marco, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Marco Bellinazzo. Io comunque, di quello che vuoi, ma io sono gasatissimo. Cioè, questo è un regalo di compleanno che mi fa Aurelio De Laurentiis. Sono gasatissimo! Stai anelando le conferenze stampa, sicché io devo parlare con il Cioni. Grande zio Luciano, mamma mia. Io allora, il sogno che ho, proprio un sogno nel cuore, è che Spalletti irrompe a Canale 21 per prenderti a capocciate. Sarebbe... Oh, io, guarda, allora mettila, appunto io con Spalletti non avrò rapporti se non mediati. Chi invece andrà allo sbaraglio sarà Peppe. Dice, mamma Peppone, preparati. Mamma immaginati mia. Ora Peppe, altro che Sarri, con Spalletti saranno scintille. Mamma mia Peppone, Europa League, quando va a fare le conferenze stampa Europa League, mamma che mia. Peppe lo rincorre in tutta Europa. Mamma mia Peppone, immaginati a Istanbul Peppe con il Fez turco in testa che fa la conferenza stampa con Spalletti. Mamma mia. Cioè, dire mia. Avete già fallito il primo obiettivo, Spalletti pia la sedia e a tirare il presso. Mamma mia. Vabbè. Alessandro Giudice, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai? Buon pomeriggio. Abbastanza bene, dai. E allora. Giorni interessanti. Stuzzicanti soprattutto. Il Napoli allora, sta chiudendo Spalletti. Se io dovessi avere un tot, non so quanti centesimi a pagina di tutto quello che mi costringe a leggere di suo Giudice, sarei ricchissimo. Oggi ha scritto un libro che è voluminosissimo, ma ha scritto due articoli ultimamente che io ho conservato debitamente. Uno su Infantino, che hai dichiarato essere complice dei vertici della Super League, salvo sganciarsi all'ultimo momento. Ma se questi hanno provato a fare il blitz è perché Infantino li appoggiava, pare. E su questa cosa ti chiedo chiarimenti. E la seconda è quella di oggi su Rai Ola, i procuratori, che è importantissimo. Se le commissioni creano conflitti di interessi, questo è il titolo del pezzo. Sì, le commissioni, diciamo che il procuratore si mette d'accordo per ricevere da altri club. Cioè, voglio dire, se c'è un rapporto fiduciario tra un soggetto, cioè il giocatore e il suo procuratore, questo non è semplicemente perché è più facile, è perché proprio il conflitto di interesse si media in questo modo. Cioè io faccio i tuoi interessi e tu mi paghi una percentuale di quello che ti faccio ottenere. È semplicissimo, perché se così non fosse, io potrei anche, se tu mi paghi a fisso, diciamo, io potrei anche fregarmene e fare dei miei interessi, tanto vengo pagato lo stesso. Invece proprio questa compartecipazione al successo del giocatore, successo economico del giocatore, rende efficace l'attività del procuratore. Se il procuratore invece ha anche altri interessi da curare, cioè i suoi, allora salta tutto. Cioè, allora il procuratore diventa motivato non più a farti ottenere lo stipendio più alto, sì anche a quello, ma anche magari a farti cambiare squadra ogni tot anni, perché se ogni giro riceve dei soldi, chiaramente ha un conflitto di interesse. Ora io non sto dicendo che Raiola abbia faccia questo, io leggo quello che si dice sui giornali, poi dopo magari non sarà così, però io da quello che leggo, se così fosse saremmo in totale conflitto di interesse, e non credo che i calciatori abbiano un buon servizio da questo tipo di rapporto. Bah, mamma mia, quadro assolutamente nero. Senti, ma come possiamo andare a ridefinire la questione? Come possiamo andare a rivisitare questo mondo per evitare che diventi questo tipo di territorio? Ma sai, ci sono, in realtà il mondo dei procuratori è regolato da albi professionali, quindi ci sono delle regole etiche. Poi ciò non toglie che in un rapporto tra due parti voi mi insegnate che le due parti si possono accordare per fare, cioè se io faccio un accordo con qualcuno perché conviene a entrambi, lo faccio. Però io qui pongo un problema. Allora, se l'atleta
ricorre al procuratore, cioè fa ricorso al procuratore perché il procuratore deve gestire per lui delle materie sulle quali l'atleta non è preparato legittimamente, come farebbe chiunque di noi, cioè però andiamo dall'avvocato, andiamo dal commercialista perché si occupi di cose di cui ovviamente non abbiamo la preparazione, gli studi per occuparci, no? Questo è chiaro. Ma però io dico, se io vado da un procuratore, io calciatore vado da un procuratore perché non ho grande conoscenza di contratti eccetera, e poi firmo con questo procuratore o stipulo con questo procuratore, non so se esplicitamente o implicitamente, un rapporto contrattuale che è a me sfavorevole perché non sto capendo che cosa sto facendo, siamo, come dire, alla incompetenza per risolvere la quale cado in un'altra incompetenza, cioè per ovviare alla mia incompetenza in materia contrattuale firmo non col club ma col procuratore un contratto a me svantaggioso per mia incompetenza. Quindi cioè, ci vorrebbe un procuratore per dirimere i rapporti col procuratore, mi sembra tutto abbastanza assurdo. Io credo che poi siamo tutti adulti vaccinati, anche i calciatori lo sono. Io penso che quando i procuratori diventano troppo potenti e diventano non più professionisti ma aziende, inevitabilmente finiscano per gestire intrecci di interessi che non sono quelli individuali, no? Perché guardate, anche senza una commissione esplicita, io non faccio nomi e dico Tizio o Caio, ma quei procuratori grossi, quelli di cui si fanno sempre i nomi sui giornali, quelli che hanno in mano tutti i grandi campioni eccetera, hanno, quante volte si legge di quello che per fare un favore al club gli ha dato quel tale giocatore, che poi dopo però il club gli ha sistemato un altro? Allora io dico, ma su quanti tavoli giocano i procuratori? Perché se io fossi un giocatore pretenderei dal mio, come faccio con qualsiasi professionista che mi assiste, pretenderei che curi i miei interessi. Abbiamo un rapporto contrattuale, io vado dal mio avvocato, se ho bisogno, spero di no, dall'avvocato, e chiedo al mio avvocato di curare i miei interessi. Non posso sapere che l'avvocato giochi su 50 tavoli perché c'ha 50, cioè avrà tanti clienti, non c'è dubbio, non pretendo di essere l'unico, ma non è possibile che i miei interessi si intreccino con quelli di altri clienti che lavorano, altrimenti cambio avvocato. Certo, no? Questo è quello che succede. Questo è quello che succede inevitabilmente, indipendentemente dal fatto che ci siano accordi espliciti o meno. È nella natura delle cose, è il modo in cui le cose si svolgono. Bene così, bene così. Alessandro Carazzi, un abbraccio. Grazie a voi, Infantino. Buona giornata. Grazie, grazie, grazie. Grazie Alessandro Giudice, ci ha spiegato prima la questione di Infantino. Allora, stop and go, rapidissimo, e ripartiamo. Dai. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Umberto Chiariello, sei un forte che? Messa citazione, ma ci manca solo i citi come ha fatto Alberto Polverosi, Gianna Nannini, e siamo a posto. Ma no, ma che c'entra Massimiliano Gallo, amico mio, amico mio. Dov'è? Non imitare, ragazzi, non imitare, io ho dovuto interrompere, prego. Io sto guardando in loop da ieri pomeriggio il video su YouTube di Spalletti e Caressa sul io sto guardando il video che hanno musicato con We Will Rock You dei Queen, delle testate che si dà a Spalletti a una domanda non gradita del giornalista, che si sbatte la testa sul tavolo. Allora, e Max, il sito giallorosso lo ha musicato, lo ha fatto a loop con We Will Rock You, che è una cosa straordinario. Ma Max, ma sei felice? Sono felice. Allora, anch'io. È il mio allenatore preferito, certamente Allegri, preferivo più Allegri rispetto a Spalletti, ma se devo unire anatema l'aspetto calcistico l'aspetto giornalistico, Spalletti è primo, inarrivabile. Condivido pienamente, inarrivabile. Poi è un grande uomo di calcio. Allora, l'unica cosa, certamente Spalletti tende a dare troppa importanza a tutte le voci. Secondo me a Napoli questo è il rischio, ma sicuramente. Allora, dopo quanti minuti litigherà con Chiariello? Dicelli 30 secondi.
Spalletti fisicamente è messo molto bene, siamo attenti, perché Spalletti è palestrato. Siamo attenti. Ma Peppi gli dà una panzata, lo manda 8 chilometri. Comunque è un grande uomo di calcio. È un grande uomo di... No, ma su questo non ci sono dubbi. Quindi possiamo dire di essere felici. Siamo felici. E poi, forse questo già l'ho detto, ma se uno che ha gestito o comunque amministrato in qualche modo l'addio di Totti a Roma, può dirigere l'unità di crisi della Farnesina, che non ha problemi in nessun tipo di ambiente, neanche a Napoli. Bene, benissimo. Massimiliano, devo dire che non è che l'abbia gestita benissimo, Vabbè, ma non c'era un altro modo. Se non fosse intervenuto Spalletti, Totti sarebbe ancora giocando a calcio, adesso ci sarebbe il problema dell'anno prossimo, come fare, come non fare per la Roma. E qualcuno doveva intervenire, è intervenuto Spalletti. Mamma mia. Comunque andrà d'accordo con Insigne. Ma sì, Umberto, stai tranquillo. Lo so. Ma io non sono affatto sicuro che Insigne troverà Spalletti, però. Perché se le cose vanno come le vedo, io vedo posso raccontare un retroscena. Al di là va via da Napoli? Potrebbe. Se Insigne va via. Insigne va via da Napoli. Va via da Napoli. Max, ma che guardate, ma non lo ascoltate, perché ovviamente Max a quest'ora c'ha un brutto vizio, il vino fa danni. Insigne non può rimanere a scadenza, o va via o rinnova, non c'è dubbio. Rinnoverà. No, non credo, perché davanti sono nessuna intenzione di muoversi. Aspetta, non ti preoccupa. Tranquillo, Chiariello. Max, uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Comunque devo dire l'ultima cosa, io so che lui a Roma una volta in una conferenza stampa fece vedere ai giornalisti la sua busta paga, perché disse: tu mi critichi, ma io ti faccio vedere quanto guadagni al mese, quindi a me delle tue critiche non mi interessa niente. Un genio. Sono esaltatissimo. Giordano esibisce. Se Giordano esibisce la sua busta paga a Spalletti, gli dice: perché non sei a seguito di De Zerbi? Ecco, meraviglioso. Detto questo, Max, ti ho disturbato, ti ho strappato così, non so nemmeno che stavi facendo, ti chiedo scusa, però dovevo sentire la tua voce. Video di Spalletti. Ma voi siete sicuri di aver interpretato bene le parole di Laurentiis? Quali sono? Italian guy. Poi c'ha 60 anni, Spalletti. Esatto. Vabbè, l'americanata, un po' un'americanata. Vabbè, Max, ti devo salutare. C'è uno che si chiama Vincenzo Italiano, per non dire che a lui piace molto. Siamo sereni. Grazie, Max. Un abbraccio forte. Ciao. Grazie. Allora, ci siamo. Luciano Spalletti. Pochi secondi. Stop and go e ripartiamo da Bettuso. Eccoci qui. È il giorno di Luciano Spalletti. Potrebbe arrivare già oggi qualche, Potrebbe arrivare già oggi. Fabrizio Bettosi, ti piace Spalletti? Ma per nulla. Per nulla. Perché? Ma se volete vi dico le ragioni. Innanzitutto l'ho conosciuto perché, come sapete, io vivo a Milano e quindi ho avuto modo di conoscerlo. Francamente oggi il lavoro di un allenatore dal punto di vista manageriale è molto complesso, ci vuole grande equilibrio psicologico e non mi sembra che Spalletti in questo sia una garanzia, per cui, vista anche i precedenti, la storia che l'ho accompagnato a Roma, ma devo dire anche per certi aspetti anche a Milano con l'Inter. Secondo, perché lo vedo estremamente, diciamo, fermo nel tempo. Oggi in allenatore, io, voi conoscete la mia opinione, non parlo di economia e di finanza, ma ritengo che un allenatore oggi debba avere non più di 40 anni, cioè debba essere un
un professionista che ha studiato, che studia, che ha lo stimolo per studiare, quindi deve avere entrambe le caratteristiche, quella di una forte capacità manageriale nel condurre le risorse umane, che sono le più importanti in un'azienda di calcio, perché è la parte tecnica dello stabilimento, ma debba avere anche una grande competenza, più che grande anche evoluta competenza in ambito tecnico, deve essere capace di interloquire con soggetti nuovi, figure nuove nell'organizzazione, che sono sia dalla parte, diciamo, medica, la parte sanitaria, ma anche la parte organizzativa, la parte tecnico-organizzativa, parlo dei match analyst, non del match analyst, ma dei match analyst, quindi è un lavoro molto moderno che è cambiato tanto negli ultimi 7-8 anni. Umberto, che cosa vuoi chiedere a Fabrizio? Quindi io le riserve mentali su Spalletti ne ho tante. A me non è piaciuta proprio per niente la gestione di Totti, l'ho trovata anche umanamente disdicevole, perché per come sono fatto io mi acchiappo Francesco subito, visto che abbiamo avuto un rapporto in passato straordinario, e gli dico le cose come stanno. Non è che lo isolo, non gli parlo, gli faccio la guerra, faccio il killer mandato dalla società per farlo smettere. Io tra Francesco Totti e Spalletti ero tutto dalla parte di Francesco Totti, senza dubbio alcuno. Quindi a me non è piaciuto. Nella faccenda con Icardi, anche lì non mi è piaciuto. Umiliarlo davanti allo spogliatoio, degradandolo, quando poi non era un problema suo ma della moglie, ti chiami la moglie, ci parli, li convochi, essendo il procuratore, ma non umili il capitano della squadra, che tra l'altro stava giocando pure bene davanti ai suoi nemici, che erano gli slavi all'interno della squadra. Nella partita famosa Inter-Napoli lui chiede a Perisic di uscire, andatevela a riguardare, Perisic si rifiuta e lui sostituisce Icardi, che era il migliore in campo, e da lì nasce la rimonta della Juve al di là di Orsato, a parte i cambi assurdi che fece negli ultimi minuti, a parte Handanovic. Cioè io ho dei pregressi su Spalletti molto negativi da sottoporre, oltre a porre delle cose che invece sono positive, che per me è un ottimo allenatore, che è un uomo intelligente, che è uno che ha fatto del bel calcio davvero, però ho parecchie riserve, così come dice Fabrizio, ho parecchie riserve. Dove vuoi farvi dare il conto economico con Fabrizio? Beh, invece. No, io con Fabrizio voglio parlare di una cosa molto semplice. In questi giorni, come sempre accade quando il Napoli fallisce qualche obiettivo, che è un obiettivo di campo e quindi andrebbe imputato a chi va in campo, che sia lo staff tecnico e i calciatori, alla fine dice il pesce puzza dalla testa, la colpa è di De Laurentiis. Al di là delle farneticazioni che si è venduto alla Juve, la Camorra, ha voluto perdere, tutte queste puttanate clamorose che stanno girando sul web, ma queste sono fatte da imbecilli. Tolto tutto ciò, quello che però non mi può star bene è questa faccenda che riguarda i conti del Napoli, che nessuno capisce e se ne dicono di ogni. Allora Fabrizio, tu che sei un appassionato di calcio, uno sportivo praticante, ma soprattutto un osservatore attentissimo dei conti, vuoi spiegare la verità, cioè quello che sono i dati reali, partendo dai fondi di investimento di cui tanto si è favoleggiato, poi si scopre che anche da altre parti li hanno rifiutati. Che è successo in Germania? In Germania oggi c'è il comunicato ufficiale della Bundesliga, ha rifiutato appunto questa proposta articolata, non tanto più articolata e nemmeno meno di quella proposta in cliché per la nostra Lega di Serie A, di acquisire il 25% o di far finta di acquisire il 25% della Bundesliga, quindi dei diritti della Bundesliga. In Germania io le probabilità che davo erano ancora più basse, erano ancora più remote, perché c'era una componente di calcio equilibrato, sano, professionistico nella Bundesliga che di gran lunga superiore a quella nostra. Io
dal 2006, se vuoi scendere la Bundesliga, quando però no no Fabrizio fermati, ti sentiamo malissimo, ti sentiamo a strappi, se ti metti in una posizione che, aspetta che sì. Mi pongo in un sì così io. No, perché c'è ora forse migliore sì adesso vai benissimo dicevo la Germania dal 2006 ha assunto un corso molto rigoroso di riequilibrio economico finanziario, nel caso del Borussia Dortmund Docet, dove non solo le regole sono state emanate in maniera molto corretta e razionale, soprattutto riferite ai costi, quindi un equilibrio finanziario, ma che derivava soprattutto in primis da un equilibrio economico, ma poi sono state fatte rispettare, quindi di conseguenza la componente di calcio sano in Germania, di calcio equilibrato dal punto di vista diciamo economico-finanziario, è di gran lunga superiore alla nostra, e quindi mi aspettavo che rifiutassero questa proposta, che alla fine anche questa si sostanziava in un finanziamento ad alto costo più che in un'operazione di puro capitale di rischio, quindi è un'ennesima conferma insomma dell'irrazionalità della proposta, che tende sostanzialmente a dominare, a voler prendere profitto in un momento in cui il calcio è sistemico, ci sono delle componenti molto deboli e quindi soggetti con un obiettivo sostanzialmente unicamente solo speculativo, ma che nulla possono apportare di competenze, di visione, ovviamente tendono ad approfittare perché cercano di... No, abbiamo perso. Le debolezze per poter poi dominare. Bene così. Parliamo un attimo però per chiudere dei conti del Napoli, che vogliamo sottolineare. Perché c'è il Napoli, i conti floridi, Napoli si può permettere di fare, ma diciamo la verità invece. Ma guarda, allora partiamo dalla prima tua riflessione correttissima, perché non per piaggeria, ma tu sei uno di quei giornalisti che con competenza, con formazione, con Niente, io dico che i giornalisti non devono essere dei reporter, devono essere degli analisti che riportano bene delle situazioni, delle informazioni e situazioni. E diciamo che Umberto spesso interviene sottolineando questa disinformazione, che poi genera pericolosissime derive, perché parliamo di un'azienda di calcio che in generale è il marchio di un'azienda di calcio, qualunque essa sia l'azienda di calcio, che sia la Nocerina, non me ne vogliano gli amici di Nocera, o che sia il Napoli o che sia il Barcellona, ha un grossissimo effetto sociale, e quindi è pericolosissimo divulgare notizie che non siano rigorose dal punto di vista tecnico. Allora cominciamo a dire una cosa banale: il Napoli dal 2005 al 2019, e quindi quando parlo del Napoli, chi lo guida, chi ne ha la responsabilità? Io ricordo che ha la responsabilità dell'azienda di calcio, che non è un bene comune della società, ma è una SPA con una responsabilità di un amministratore che si può beccare una bellissima azione di responsabilità, anzi bruttissima, o dai creditori o da un tribunale. Quindi voglio dire, ci sono delle responsabilità. Ha investito 920 milioni di euro. Quindi, cioè, ha praticamente fatto esattamente il contrario di quello che dicono molti. Il Napoli è una delle aziende di calcio italiane, con la Juventus, che ha più investito dal 2005 ad oggi, 922 milioni di euro per la precisione. Okay. Quindi quando si dice la famosa frase che De Laurentiis si dice in brutto modo, non investe, è una bugia, ma non è che è una bugia perché la dico io, perché io con De Laurentiis ho affari in comune e mi ci vedo ogni giorno, ma lo dico perché basta leggere i bilanci, che per fortuna non sono falsi, e quindi è molto evidente questo aspetto. Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, che il Napoli, giusto per darvi stamattina proprio con Umberto gli mandavo qualche numero, il Napoli quando andò in Champions con Mazzarri fatturava 148 milioni di euro. Quest'anno, parlo del 2020, conseguenza dell'anno precedente della non performance di Ancelotti, della non raggiungimento al Champions League, quest'anno il Napoli, da mie stime,
fatturerà molto più vicino ai 130 milioni di euro. Il costo dell'area tecnica, giusto per dire, come De Laurentiis, anzi io delle volte lo critico all'opposto, secondo me è andato oltre quella che è la sua razionalità. L'unico tifoso che critica De Laurentiis per aver investito troppo, noi veramente siamo a livello. Io di qualche volta che mi incrocio, qualche volta ci mandiamo un messaggio. Perché ha portato la macchina fuori giri, ha portato la macchina fuori giri. Ma fateglielo fare! Fateglielo fare! Assolutamente. Il Napoli aveva un costo dell'area tecnica, personale, stipendi dell'area tecnica, nel 2012 54 milioni di euro. L'anno scorso, sapete quanto è stato? Quindi rispondo a quelli che per strada parlano senza sapere di che parlano, 139 milioni di euro. Vabbè, e dai. Quindi si è preso rischi incredibili. Quindi bisogna per forza ridimensionare i costi, non c'è alternativa, su. Vabbè. Sì, perché quest'anno il Napoli 2020-2021 rischia di avere una differenza negativa in termini di margine operativo lordo, di cavi meno costi operativi, di circa 40 milioni di euro, cioè di quel famosi 120 milioni di euro che non erano 120, di cui impropriamente si parla con una definizione che è da più che altro da non è sicuramente da economia, di tesoretto, che è una definizione che non è non affatto dell'economia. Quei 120 milioni di euro, uno, innanzitutto il Napoli aveva uno sbilancio saldo Lega e controparti per l'acquisto dei calciatori che, come sapete, si pagano in via differita su tre anni, di circa 40 milioni di euro, quindi cominciamo a dire che quei 120 sono più vicini agli 80. In secondo luogo, quest'anno, cioè il bilancio che andrà a chiudere il 30 giugno, è un bilancio che già manca della Champions League, ed è un bilancio che porta i costi però ancora per trascinamento e abbrivio della gestione tecnica Ancelotti. Vai a completare, Fabri, che ti devo salutare. Quindi quest'anno il Napoli già quest'anno brucerà cassa. A posto. Vabbè. Quindi l'anno prossimo di fatto la brucerà ancora, per effetto ovviamente della non qualificazione in Champions League, dovrà per forza fare due manovre che sono complicate: vendere e ridurre i costi operativi, che sono complicate perché sono collegate. Vabbè, perché in questo mondo ovviamente se hai dei contratti lunghi non riesci a vendere perché semmai gli ingaggi sono alti, e poi perché il contesto competitivo fa sì che quei valori siano comunque finiti. Tutto chiaro Fabrizio, grazie. Figuratevi. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie Fabrizio Vettosi. Stop and go, rapidissimo e ripartiamo. Più o meno è il primo Edito Napoli dell'era Spalletti. Sono particolarmente curioso di sentirlo. Edito Napoli. L'Edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Non mi unisco ai cori di giubilo se dovesse arrivare Spalletti, non mi unisco ai cori di denigrazione se dovesse arrivare Spalletti. Napoli è una città notoriamente divisa, è un po' la città alla coppia Bartali, dove c'è sempre una fazione contro l'altra armata. Sarà perché forse non ci sono due squadre e quindi la stessa squadra divide il tifo. Ora c'è una posizione completamente avversa all'arrivo di Allegri, dicendo per carità, per l'amor di Dio, e un'altra che inneggia di Spalletti, scusate, e l'altra che inneggia all'arrivo invece del Lucianone, il toscano che un po' preoccupa per le sue esternazioni fin troppo folcloristiche, ma che ha un pedigree da allenatore di tutto rispetto. Certo, anche lui uno scudetto in Italia non l'ha vinto, di titoli italiani pochi, eppure ha allenato una Roma importante, un Inter importante, però ha fatto buonissime cose partendo dall'Empoli alla Roma, all'Inter e poi all'estero ha fatto ottimamente. Esperienza, personalità, carisma non mancano, qualità tecniche, tattiche riconosciute.
È una scommessa meno scommessa di altre, ma tale rimane. Perché se volevamo andare sul sicuro c'era da riportare qui solo Maurizio Sarri. Al di là dei moralismi, un traditore, questo e quello e quell'altro, la minestra riscaldata, eccetera. Deciso di lasciare Gattuso, e si può comprendere il motivo per cui non si è proseguiti con Gattuso, qualsiasi altra soluzione sarebbe stata un'avventura maggiore. Un allenatore straniero, ancora di più. Tra gli italiani, Allegri per molti sarebbe stata la panacea di tutti i mali, per me sarebbe stato un disastro. Un disastro perché sarebbe come rinnegare noi stessi e il nostro sogno, più che altro. Luciano Spalletti è il giusto compromesso tra perplessità e sogni, perché può rappresentare per questa città, se imbrocca la strada giusta, un condottiero, perché lui ha questa capacità istrionica di saper accendere le folle. E quindi, con molti distinguo, posso dire che l'arrivo di Spalletti, se fosse vero, ci vedrebbe così, tendenzialmente, sufficientemente favorevoli, col beneficio di inventario. Di fatto si sta componendo il mosaico. Allegri è a un centimetro e mezzo dal diventare l'allenatore della Juventus, perché è ufficiale, Fabio Paratici lascerà la Juventus. Ormai è fatta, perché è arrivato anche un comunicato della Juventus stessa, che quindi ne preannuncia l'ufficialità. Dopo 11 stagioni Fabio Paratici lascerà il suo compito come chef football officer alla Juventus, e quindi non sarà più un dirigente della Juve. Fabio Paratici non sarà più un dirigente della Juve. Si completa, secondo me, entro la fine della settimana. E questa è una non notizia, Si sapeva che avrebbe pagato anche il caso Suarez, poi con Allegri. Però è un segnale importante, perché Allegri ha chiesto la sua testa di sicuro. Beh, d'altronde Marotta di Paratici ne parla nel modo in cui ne parla. Dice: io non mi sono lasciato male con la Juve, tranne che con uno, che è quello che gli ha fatto le scarpe poi di fuori. Ma lo sai che pare che se ne sta andando anche Tare? Pare. Perché trattare Inzaghi pare che non, insomma, Inzaghi ha criticato moltissimo, e giustamente Simone Inzaghi ha avuto critiche pesanti nel corso della stagione alla campagna acquisti fatta, dicendo che lui non aveva alternative e che la campagna acquisti non ha funzionato. E solo Lotito sembra non vedere che Tare negli ultimi anni è stato un disastro assoluto. A Tare vanno riconosciute delle grandi operazioni, Milinkovic, Savic su tutte, Felipe Anderson, sono operazioni che hanno portato alle casse societarie fior di soldoni. Però poi uno che compra Ut 2 volte, Vavro, e tutti quelli che ha portato appresso, Escalantes, come, cioè, gente veramente, Murici, ma tu c'hai Caicedo, Immobile, e vai a spendere i soldi per Murici invece di spendere per un difensore. Cioè ha fatto cose incomprensibili, e quindi evidentemente sono entrati in lotta di collisione anche lì. Nel frattempo ti aggiorno sulla questione Montano, numeri di telefono di Liberato Ferrara. Per il momento sta vincendo il non collegamento tra Montano al coordinamento e Liberato Ferrara. Liberato è una tragedia. È una tragedia. Non so, gli devo chiedere a quest'ora se magari veramente va in palestra e non riesce a prendere. Ma non lo so, ma poi dopo lui mi scrive, ma com'è possibile? Com'è possibile? Vediamo. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo se ci riusciamo a contattarlo. Vediamo se ci riusciamo. Di qui a qualche istante. Comunque, Paratici lascia la Juventus. Tare sta per lasciare la Lazio, almeno così sembra. Ma sono segnali che rimane Simone Inzaghi. Ti posso dire una cosa? Non è che questo potrebbe in qualche modo spingere Giuntoli alla Juventus? Ma io ho letto perfino Giuntoli al Real Madrid, ma non so chi mette in giro queste butade pazzesche, non lo so, non ho idea. Si diceva anche che
Io sto monitorando con molta attenzione invece l'Inter, perché secondo me là c'è il rischio che lasci anche Marotta. Se l'Inter si ridimensiona, no, non Conte credo. Io penso vada via. Non credo. Vabbè, Conte va via. Addirittura Conte si parlava di Simone Inzaghi, eh? Si parlava di Simone Guarda, Inzaghi. All'Inter. Io all'Inter la vedo dura, perché dopo Conte chiunque va. Ma dimmi una cosa, veramente dura. Dovesse creare la giusta alchimia, perché è l'uomo che può crearla, potenzialmente può creare la giusta alchimia. O spacca o crea. Per come lo stai vedendo, Spalletti può essere quell'uomo che addirittura può dare qualcosa di clamoroso al Napoli? Ma guarda, io credo poco alle capacità taumaturgiche degli allenatori. Ci sono allenatori che sanno dare un gioco alla squadra e un'identità. Gattuso ci aveva messo molto tempo, ma poi c'era anche riuscito, però poi all'improvviso ha dei blackout, perché poi dice, ma non si giudica l'allenatore da una partita. Fammi dire un'altra cosa a proposito di questo, cioè io so per certo che la Juventus ha sondato Gattuso, lo so per certo. Ma sì, lo sanno tutti questo. È stato sondato, eccetera eccetera, però poi alla fine stringi Gattuso è andato a Firenze, lì dove deve, cioè non è che è andato in una squadra di primo piano, cioè tornato indietro, hai capito, cioè, rispetto a Napoli è tornato indietro, ma voglio dire, lui ha chiuso con un fallimento, perché era l'ultimo obiettivo, avesse vinto la partita col Verona si sarebbe parlato di Gattuso come un vincitore. E poi qui ci dobbiamo anche rendere conto di una cosa importante, non venite a dirmi non si giudica da una partita ma da un ciclo, da un periodo eccetera eccetera. No, si giudica anche da una partita, perché ci sono delle tesi di laurea. Se tu vai a fare una tesi di laurea la sbagli, se tu vai a giocarti una finale e quella finale la sbagli, sono partite che qualificano una carriera, cioè se tu perdi tutte le finali della tua vita sei un perdente. Ancelotti per un certo periodo della sua carriera era considerato un grande perdente. Allegri non è andato ad allenare un grandissimo club per questo motivo qua, che ha perso due finali di Champions. Di che parliamo? Anche se era quasi impossibile vincerle, anzi con Barcellona stava facendo quasi un miracolo. Sì, è vero. Diciamo la verità, si sono mossi tutti i club d'Europa in questi anni più importanti, ma da Allegri non ci ha pensato nessuno. Ma la stessa cosa, a me mi piange il cuore nel dirlo, ma se non va al Tottenham, anche Sarri verrà ridimensionato. Il signor Sarri rischia di rimanere a palo. E Sarri, che sì, sta facendo tutto questo per beccarsi 2,5 milioni dalla Juve, perché non sono io a dirlo, ma sono parole di Maurizio Sarri in persona che sto usando in questo momento, che lui si è attaccato ai soldi, è una cosa evidente. Quando lui disse farò il contratto della mia vita, fu anche indelicato perché stava di fianco a De Laurentiis, che fino ad allora non è che gli aveva dati pochi di soldi. E poteva anche farglielo lui il contratto, disse il prossimo contratto sarà quello che mi farà ricco, dicendo che era un contratto fuori da Napoli, e se io sto con chi mi paga a fianco queste cose non le dico. Sarri fu molto indelicato, e però uno che ti dice così adesso non si muove fino al 1° luglio perché si deve mettere in tasca 2,5 milioni. Ma io lo capisco Sarri, perché uno che ha fatto campi polverosi di D e C per 25 anni, che si è fatto esoneri su esoneri, perché in campagna, non ce lo dimentichiamo, l'hanno cacciato 3 volte prima di venire a Napoli. Sì, infatti. E quindi è uno che giustamente alla fine c'ha la bava alla bocca. Però ora Sarri deve stare attento, perché Sarri all'età che ha, perché Sarri c'ha 62 parliamoci anni. Parliamoci chiaro, il calcio per esempio di uno come Walter Mazzari si è già dimenticato. Parliamoci chiaro. Il calcio brucia, Mazzarri non rientra più. Vedi Gigi De Cagno non rientra più, eppure ha fatto tanti bei risultati. Vabbè, io nel giorno del mio compleanno ti devo chiedere un pensiero poetico. Vabbè, il pensiero poetico è dedicato a te ovviamente. Vai. L'erba cattiva non muore mai, e quindi purtroppo ancora dammi fagli auguri. Grazie.
Montano? Ma guarda, mi sono commosso, non la dico neanche come fa, mi sono veramente commosso. Ha racchiuso tutto quello che è il sentire comune della nostra redazione. Molto bene, cioè, grazie. 37 anni che chi lo sopporta valgono il doppio. Assolutamente. Qualcuno avrebbe detto ittat, però ittat, questo ma non. Ma lo... questo non è. Bravo. Aggiungiamo questo particolare. Vi ringrazio, vi saluto perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ciao Alberto, grazie Alberto Chiariello, grazie ad Alessandro Montano. E Marco. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito con la solita pazienza e passione. Ci risentiamo domani puntuali alle 13 per una nuova edizione di Punto Nuovo Sport Show.